Ma ci sono libri, professore, Non ci che vedo. valgono molto più dei fiori. No, no, ma conta Anche anche. fiori, ma i libri. Magari. Professor Nesti, la silenzio un attimo, poi deve riaprire l'audio, mi raccomando, Mi quando dà finirà. ordine. Solo l'audio, non toccare altro. Non toccare il tasto rosso, Quello non va toccato. quello per scollegarsi. Non tocco nulla. Ok. Bene, allora questa è l'apertura tecnica della nostra 27ª Summer School on Religion di San Gimignano e del comune di Barberino Tavernelle. A me spetta il compito di darvi il buongiorno, buongiorno a tutti, siamo al momento 25 collegati, ma possiamo arrivare al decuplo, cioè a 250 collegamenti, quindi c'è spazio ancora per tanti che già hanno chiesto di collegarsi. Buongiorno Ah sì, buongiorno, buongiorno. Se permette dico due piccole cose tecniche, sia io che... Prego, scusatemi per il ritardo. Sì, niente, niente. Dicevo che apro tecnicamente la sessione. Noi siamo in realtà i vigili urbani che si dirige il traffico, no? Non siamo altro. E quindi in questo senso daremo anche le prime norme, insomma, di quello che sarà la sostanza delle nostre due mattinate. Appunto, la nostra 27ª Summer School of Religion, il viaggio come itinerario dello spirito, è un'edizione simbolica, online, a causa appunto, come è noto, del Covid-19. Nonostante la mia imperizia nell'uso degli strumenti elettronici, sembra finalmente essere giunti a buon fine e dare inizio ai nostri lavori. Grazie fondamentalmente all'apporto tecnico, ma non solo, della colonna che ho qui al lato, che si chiama Alessandro Anderle, il nostro asso nella manica. Io direi anzi, Alessandro Anderle è un doppio asso. Tutti gli interventi, come sappiamo, saranno rigorosamente a remoto. In realtà, nella sede del Cisreco di San Gimignano ci siamo solo io e Alessandro Anderle. Io, appunto, sono Giuseppe Picone. E a me spetta di ricordare i nomi degli interventi di oggi. Inizierà il sindaco Andrea Marrucci, che si è testé collegato, che è presidente del Cisreco, oltre che sindaco di San Gimignano, anzi, sindaco di San Gimignano è anche presidente del Cisreco. E poi ci saranno le parole introduttive del professor Arnaldo Nesti, direttore Cisreco della Summer School. La prima relazione sarà di Franco Ferrarotti, professor Franco Ferrarotti, il quale però non sarà in presenza e neanche in voce perché per motivi tecnici, professore Franco Ferrarotti ha 94 anni e quindi non possiamo da lui pretendere troppe cose. Lui ha scritto una relazione che verrà letta dalla professoressa Maria Immacolata Macioti, che è già collegata. Il titolo della relazione del professor Ferrarotti, letto, come ho detto, dalla professoressa Maciotti, Il viaggio, metafora e destino. La seconda relazione è del professor Piero Boitani, il quale credo si trovi in una località marina, ma non la so, e a quale però va un ringraziamento particolare. Sottolineo particolare e lui sa perché. Il titolo della relazione del professore è Il viaggio, Ulisse, scusate, Ulisse come archetipo del viaggio. Infine, la mattinata sarà chiusa da Asunción, Paraguay, dal professor Padre José Zanardini, che appunto dovrà fare una levataccia in quanto la sua relazione è prevista per le 11:30, ma a Asunción saranno le 5:30 di mattina. Il titolo: Il mondo indigeno nella prospettiva del sino amazzonico, ma penso che parlerà anche del suo viaggio nel cuore della foresta, quando iniziò il suo apostolato in Paraguay presso una delle famiglie dei Guarani, e cioè nel gruppo etnico di Ayoreo. Il programma di domani, invece, perché ci sarà una seconda sessione mattutina, il programma di domani prevede invece le relazioni alle 10
Innanzitutto i saluti di Davide Baroncelli, sindaco del comune di Barberino Tavarnelle, alle 9.45. Alle 10 la relazione del professor Peter Antes, noto a tutti. Titolo della relazione, il coronavirus e la religione, viaggi spirituali senza viaggiare. Seguirà Enzo Pace alle 10.45, altrettanto nome notissimo per noi, e non solo, sulle orme di Abramo, il viaggio notturno del profeta Muhammad. Alle 11.30 Maria Immacolata Maciotti presenterà una sua relazione, i difficili ritorni dai campi. Infine chiuderà la sessione mattutina di domani e anche la Summer School Alfredo Jacopozzi, viaggio nel deserto. Non ci sarà la rituale consegna delle pergamene di partecipazione, ma ci saranno consegna virtuale a tutti quelli che parteciperanno. Intanto io mi permetto di ringraziarli veramente di cuore a tutti. Passo la parola a Alessandro Anderle. Sì, grazie, come dicevamo. Dal punto di vista tecnico abbiamo già chiarito con Carolina prima, insomma, come si svolgerà. Ricordo che la sessione appunto verrà registrata e poi verrà caricata su un canale YouTube che abbiamo appena aperto, e mi permetto di fare un paio di saluti istituzionali per mostrare che effettivamente questa summer, nonostante diciamo il frangente particolare e non molto positivo, anche se bisogna stare attenti a parlare di positivi, come dire, in questo momento, perché il polo si è ribaltato. Comunque, per sottolineare l'internazionalità della nostra Summer School, perché come abbiamo detto all'inizio, abbiamo collegato il professor Romani da Gerusalemme, dall'Università Ben Gurion, abbiamo in collegamento, o verranno, insomma, il professor Gervasi e Cappelletti dal Messico. Probabilmente avremo anche un vecchio partecipante delle Summer School precedenti, Migdalis da Atene, dell'Associazione Internazionale Ortodossa, e il professor Moreno dall'Università di Siviglia in Andalusia. Quindi, insomma, manteniamo il respiro internazionale e ringraziamo chiaramente della partecipazione. Due parole molto veloci di presentazione della conclusione della Summer School dell'anno scorso, con la pubblicazione del libro degli atti, che troverete poi qui depositata presso il CISRECO. Chiunque fosse interessato basta faccia sapere a Pino Picone, che appunto atti che ho curato assieme al professor Nesti. Il tema dell'anno scorso era quello appunto del lavoro nella religione, partendo da Genesi 3:19. Il volume è composto da 16 contributi molto interessanti, di diversa sensibilità, perché si passa dalla sociologia più strettamente politica a ambiti filosofici, alla storia delle religioni e a una sorta di ermeneutica religiosa del contemporaneo, alle ricerche sulla comunità di Damanhur, per esempio, appunto della professoressa Maciotti, e poi alcune ricerche specifiche in ambito internazionale, in particolare appunto in Polonia e con gli amici croati che hanno collaborato al volume. Mi permetto due parole, perché il libro degli atti è dedicato a Vittorio Campanelli, che ci ha lasciato lo scorso anno. Buongiorno professor Zanardini. Siamo collegati anche con il Messico, dove sono le 5 di mattina. Appunto, dicevo, Vittorio Campanelli ci ha lasciato lo scorso anno, o l'inizio di quest'anno, insomma, sì, la malattia è avvenuta sotto il periodo di Natale, proprio quando stavo cominciando a raccogliere il materiale per gli atti, e il contributo che che Campanelli scrive, è probabilmente l'ultimo che ha scritto. Quindi, insomma, ringrazio veramente di cuore per la collaborazione il figlio Maurizio, che forse si collega questa mattina assieme alla moglie di Vittorio,
perché mi ha dato una mano enorme, perché chiaramente il professor Campanelli non ha potuto revisionare il testo, l'ha fatto, se ne è preso carico il figlio, condividendolo con i colleghi del professor Campanelli, di suo padre, e quindi siamo riusciti a pubblicare, è il primo saggio pubblicato chiaramente in questo libro degli atti, e a lui è dedicato e a lui un ricordo, visto che insomma ha partecipato praticamente a tutte le versioni della Summer School. Io ho finito e diamo direi subito la parola per il saluto istituzionale al sindaco Marucci. Prego, sindaco. Sindaco? Non è collegato via voce? Non ha il microfono acceso, forse ha l'audio spento. Carolina, puoi mediare in qualche modo? Sì, sì, lo avverto. Grazie. Pino, avete finito? Sì, tocca a te. Sì, abbiamo finito. Andrea Marrucci, sindaco di San Gimignano, presidente. Pino, mi sentite? Sì. Prego, posso prego. Posso procedere? Ecco, perché ogni tanto vi perdevo. Bene. Vi ringrazio di queste parole introduttive, spero che si senta l'audio, mi scuso per il ritardo di 10 minuti dovuto a un sopralluogo su un cantiere che si è protratto oltre il dovuto. Saluto tutti i partecipanti, in particolar modo quelli più lontani, anche se in questo modo così virtuale a cui il Covid-19 ci costringe quest'anno a svolgere i lavori della Summer School. Ringrazio naturalmente il CISREGO, ringrazio l'AIS e l'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, a partire dal mio collega sindaco Baroncelli. Per recuperare il tempo che vi ho fatto attendere, vorrei dire solo poche parole, rivolgendo un saluto, un ringraziamento particolare al professor Arnaldo Onesti per lo sforzo fatto assieme a tutti i collaboratori per organizzare quest'anno la Summer School. Mi sembra che il tema che è stato individuato, quello del viaggio come itinerario dello spirito, sia un tema molto calzante per il momento e per la congiuntura che stiamo attraversando. Io in poche battute lo vorrei declinare nel senso che segue. Oltre alle domande di senso che caratterizzano il viaggio e che anche ho visto il professor Spini ha messo nell'abstract del libretto di questa Summer School, cioè le domande classiche di senso: da dove veniamo, dove andiamo, per quanto tempo. Io oggi il tema del viaggio lo declino sotto due aspetti: il viaggio dei migranti che non conosce sosta, purtroppo, per mille ragioni, per mille motivi, e che interroga tutti noi sulla relazione con l'altro, che è un tema ancora dove la risposta definitiva non è stata naturalmente data. Secondo tema è il viaggio inedito di tutti noi attraverso questa pandemia da coronavirus. È un viaggio, lo dico anche per l'esperienza fatta dal sindaco in questi mesi che abbiamo alle spalle, che ci interroga sulle domande fondamentali della vita, sul senso ultimo delle cose, sulla relazione con gli altri anche in questo caso, e la relazione che dobbiamo e che abbiamo purtroppo con la terra, come peraltro aveva intuito Papa Francesco nella sua enciclica Laudato Si, dove ci dice: attenzione, dobbiamo come genere umano prestare ascolto al grido degli ultimi, ma anche al grido della terra, perché forse, anzi probabilmente, la relazione che oggi abbiamo con il creato, con la terra, non è una relazione corretta. È un viaggio per il quale ho visto c'è un intervento di Piero Guitani che fa riferimento al viaggio di Ulisse come archetipo appunto del viaggio stesso,
Bene, il viaggio attraverso il coronavirus io penso che sia un viaggio dal quale sarà difficile uscire senza, come per Ulisse, la necessaria, mi verrebbe da dire, perizia, la necessaria conoscenza, la necessaria costanza e, diciamocelo, anche un po' di fortuna e, per chi crede, anche con un po' di aiuto di nostro Signore. Io mi fermo qui, vi ringrazio e sarò lieto di ascoltare gli interventi di chi seguirà dopo di me. Grazie. Grazie Sindaco, e darei la parola subito al Professor Nesti per la sua prolusione. No, posso? Si sente? Sì, sì, perfetto Professore, prego. Non potete immaginare l'imbarazzo che provo stamani nel darvi buongiorno, nell'avviare questa nostra Summer School. Abbiamo molto tergiversato sulla decisione da prendere, ma poi ha prevalso la decisione di non spezzare, almeno simbolicamente, questa storia che prese l'avvio nel suggestivo refettorio del Ghirlandaio nel monastero di Passignano nel 1995. Da allora quante persone, quanti eventi fra Passignano e San Geminiano. E siamo pertanto qui figli di una modesta, non modesta troppo, storia che va salvaguardata. Devo perciò esprimere un grande grazie a tutti voi che siete qui collegati online. Esiste effettivamente un ponte ideale che mette in comunicazione San Geminiano a Siena, a Roma, a Pistoia, aggiungo ad Hannover, ad Assunción, vedo qui Zanardini e molti altri luoghi di cui non sto a fare l'elenco, tutti uniti per una nuova singolare Summer School. Un grazie dunque speciale, permettete di rivolgere, oltre che a tutti voi, al professor Franco Ferrarotti, che pensavo ci seguisse dal suo studio romano, ma se per caso non mi può vedere, vorrei trasmettergli un caro, singolare ringraziamento e saluto. Un grazie altresì a Zanardini, che ci segue, vedo, da Assunción. Un autorevole e fedele amico incontrato anni fa a Paraguay. E sono contento che sia qui con noi, anche offrirà una testimonianza singolare sul sinodo di Assunción. Non continuo a illustrare i ringraziamenti. Purtroppo però quest'anno, guardando intorno, non posso non segnalare con dolore alcune assenze. In primis quella di Franco Cordero, di cui ricordiamo ancora la dotta prolusione che tenne non molti anni fa a San Geminiano. Non posso ancora dimenticare la scomparsa recente dell'amico professor Anatoly Krasikov. Più recentemente, inoltre, in modo imprevedibile, e lo ricordo ancora, non posso dimenticare la scomparsa dell'amico Vittorio Campanelli, amico per tante ragioni, anche perché aveva creato a Bruxelles una compagnia di altri amici e credo che alcuni di loro siano in collegamento con noi. Alludo in modo particolare agli amici di Gimene e in particolare a Marie Burri. Dunque stamani la nostra Summer School comincia e il pensiero va immediatamente a due viaggiatori emblematici, Ulisse e Abramo. Ulisse parte, Abramo parte, un viaggio e un esilio, l'uno con la speranza di ritorno, l'altro verso un'altra terra, una terra straniera che diventerà sua. Dal racconto con
o senza biglietto di ritorno del filosofo ebreo Emmanuel Levinas, si ricava la differenza dei loro viaggi. Uno ritorna, l'altro non cessa di camminare. Uno a casa sua, l'altro verso l'altrove. Il primo fa l'esperienza del ritorno alle stesse cose, il secondo l'esperienza di un'alterità infinita. L'ha deciso il mistero di Dio. Noi siamo polvere di stelle. Sui passi di Abramo il cammino ci trasforma veramente se ci lasciamo condurre al di là delle nostre attese. Io stamani sto seduto qui, di fronte, anche se oggi in questo momento il sole non c'è, vedo le colline di Bello Sguardo e a me adesso tocca viaggiare solo con il ricordo. Vedo Zanardini e tante volte penso che nostalgia di tornare in Paraguay, ma quando e come? Un sogno. Quotidie moritur, ma nonostante tutto mi lascio trascinare da una canzone di Mercedes Sosa, Gracias a la vida. Grazie alla vita che ci ha dato tanto. Con questo augurio, buon cammino a tutti, buona Summer School e che Dio ci benedica. Arrivederci, grazie. Grazie al professor Nesti. Adesso diamo la parola alla professoressa Macciotti che leggerà l'intervento del professor Ferrarotti della Sapienza di Roma, appunto che è stato impossibilitato per motivi tecnici a fare il suo intervento direttamente. Il titolo dell'intervento è Il viaggio, metafora di destino. Professoressa Macciotti. Le ricordo sempre la posizione rispetto alla fotocamera e all'audio disattivo. Deve attivare il microfono. No, non si sente. Non si sente. No, così ha spento la fotocamera. Ecco. Un attimo di pazienza perché chiaramente... Deve aprire il microfono come abbiamo fatto ieri. La barra sotto dove c'è scritto dettagli e riunione deve cliccare su attiva microfono. È il pallino. Eccolo qua, perfetto. Mamma mia, la mia imperizia, mi scuso. No. Allora, intanto buongiorno. Vorrei dire, Scusi, durante la relazione proietteremo una foto del professor Ferrarotti, così. Sì, senz'altro. Io faccio solo da lettore, il testo l'ho avuto ieri, quindi non lo conosco neanche così bene e confesso che ho lasciato dal professore le ultime pagine perché erano scritte a mano e quindi per me impossibili. Per cui avete una parte, diciamo, la prima parte della sua relazione. Allora, il tema, l'abbiamo detto, è il viaggio, metafora e destino. Da sempre, per laici e per credenti, il viaggio è stato un pellegrinaggio dalla culla alla tomba. Del resto, lo stesso pellegrinaggio religioso tradizionale è sempre stato anche una uscita libera dalla chiusa morale del villaggio, una occasione di inediti incontri, di luoghi nuovi, di amicizie e amorazzi. Voi vi ricordate il testo Autunno del Medioevo, penso, di Huizinga. Quindi il viaggio non ha da giustificarsi, come la vita vale perché c'è.
La ragione del viaggio è nello stesso viaggiare alla ricerca di sé, della propria identità, anche se poi si trova un altro sé che non somiglia al primo. Gli umani non sono nulla in senso assoluto. In effetti siamo prodotti deperibili, senza la data di scadenza. Siamo solo ciò che siamo stati, più precisamente ciò che ricordiamo di essere stati. Memorie, in qualche modo, diciamo, e ricordi ambulanti. Oggi tutti viaggiano, ma il viaggio non c'è più. Si viene oramai catapultati da un luogo all'altro in una manciata di ore. È venuta meno la sostanza del viaggio, il tempo della transizione, la fase intermedia fra partenza e arrivo. Viene alla mente l'affermazione di Marcel Proust: il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi. Questa apertura degli occhi nel suo primissimo farsi, ancora incerta su quanto vede, ma già avida della verità che si annuncia nel gesto della benedizione, è colta splendidamente nella cena di Emmaus di Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. L'espressione di profilo del discepolo che siede alla sinistra di Cristo è piena di contenuto stupore e di gioiosa anticipazione. La mano destra del benedicente, con l'indice levato in un gesto di insegnamento, è nello stesso tempo autorevole e protettrice. Il viaggio non è così concluso, è anzi appena incominciato. I profeti e le scritture lo avevano previsto anche negli aspetti più tragici del Calvario. Da questo punto di vista, nulla sembra maggiormente contraddittorio dell'esperienza di Abramo e di quella di Ulisse. Come vedete, tornano le parole di Nesti e in qualche modo ci si ricollega anche a quanto dirà poi Enzo Pace. Sono due viaggiatori, due nomadi irrequieti e ansiosi di un approccio che viene meno quando appare già a portata di mano. Al contrario di Abramo, il credente, Ulisse, il laico Ulisse, non è sottoposto al potere assoluto di un Dio imprescrutabile e capriccioso, ma non è neppure guidato né sorretto soltanto dal Logos. È anche accompagnato e spesso aiutato in maniera decisiva dalla Metis, che è il logos corredato da un'aggiunta fondamentale, il senso dell'opportunità, un senso che non esclude l'inganno, l'astuzia o l'espediente. È stato tuttavia osservato che il viaggio di Ulisse è più facile di quello di Abramo. Le sue difficoltà e i suoi rischi saranno anche enormi, ma Ulisse sa dove va. Lo aspetta una casa, una patria. Viaggiare è pericoloso, ma l'immagine di Itaca addolcisce tutto. Scilla e Cariddi, la maga Circe, il ciclope, le colonne d'Ercole, tutto si può sopportare e vincere se si sa dove si è diretti. La pianta di casa, i mobili, i volti rallegrano le notti anche più oscure, i sogni anche più spaventosi. Abramo non sa dove andrà, conosce soltanto quello che lascia. Le sue notti sono piene di ricordi di case, cose, volti che non vedrà più. Davanti a sé non ha un ritorno, ma una continua partenza. Si sta male senza casa e senza patria. L'esodo, l'esilio sono terribili se il biglietto è di sola andata e per sempre. Da questo contrasto fra Abramo e Ulisse si ricava la convinzione che il viaggio di Abramo sia molto più duro e in ogni caso ben diverso da quello di Ulisse. La tradizione ebraica di Abramo è stata concepita come radicalmente contrastante
rispetto a quella greco-classica di Ulisse. Ma non bisognerebbe dimenticare che Dio, per quanto imprevedibile, è sempre al fianco di Abramo, mentre Ulisse non può contare su alcun aiuto sovramondano, a parte gli occasionali supporti di alcuni dei e dee singolarmente volubili. È vero che la tradizione greco-classica, attraverso la grande mediazione platonica e aristotelica corrispondente agli insegnamenti contrari e simmetrici di Agostino e di Tommaso, ha finito per permeare lo stesso cristianesimo, tanto che anche il cristiano, nonostante il paolino non habemus sic manentem civitatem, ha ormai la sua Itaca, la vita oltre la vita, la promessa di una felicità eterna, lo stesso ricongiungimento con i propri familiari in base al dogma della resurrezione dei morti nel giorno del giudizio finale, reso possibile da un altro dogma, quello della incarnazione del Verbo. Non si dà invece per Abramo alcun eterno ritorno. Egli deve partire per un viaggio senza certezze, senza sbocchi previsti, senza soluzioni preannunciate. Sa soltanto che deve partire per andare lontano, molto lontano. Lontano da dove? Non si sa. Il suo viaggiare non conosce alcun ubi consistam. Questo è vero e appare plausibile, ma l'idea che Ulisse sia legato alla pura razionalità del logos non sembra invece sostenibile. Contrariamente alla dicotomia romantica elaborata dal giovane Nietzsche, né la nascita della tragedia dallo spirito della musica, la contrapposizione fra la razionalità apollinea e la furia dionisiaca non regge. Il logos greco non è il razionale puro in senso assoluto, in quanto espressioni di impulsi vitali fondamentali, Apollo e Dioniso appaiono alleati, esprimono funzioni sociali insopprimibili. Secondo le ricerche filologiche e antropologiche più accreditate, si può ritenere che Dioniso, al pari di Apollo, rappresentava una necessità sociale essenziale. Entrambi combattevano, ciascuno a suo modo, le ansietà caratteristiche di una civiltà di colpa. Apollo promettendo la sicurezza: intendete la vostra condizione di uomini, fate quel che vi dice il padre e domani vi troverete al sicuro. Dioniso, da parte sua, offrendo la libertà: dimenticate la differenza e troverete l'identità. Entrate nel Tiasos e sarete felici oggi. Questi era essenzialmente un dio della gioia. Le gioie di Dioniso si estendono su una gamma vastissima. Dioniso è l'Isios, liberatore, la divinità che con mezzi semplicissimi per breve tempo pone ciascuno in condizione di non essere più se stesso e in questo modo lo libera. Questa è una citazione da Dodds, I Greci e l'Irrazionale, uscito a Firenze presso la Nuova Italia. Del resto, prosegue Ferrarotti, che il logos greco non sia razionale in senso assoluto e che quindi non escluda il momento passionale, ce lo ricorda lo stesso incipit del poema omerico «Cantami, o diva, la collera portatrice di lutti». Il viaggio è presente, Ulisse e la tradizione greca a parte, nelle tre grandi religioni monoteistiche universali, che hanno, in altre parole, adepti in tutti i continenti della terra, cioè la religione ebraica, quella cristiana, quella islamica. Abramo, il Cristo, Maometto, tre partenze, tre viaggi, tre fughe. Abramo è il capostipite, la fonte originaria di queste tre tradizioni religiose, è il padre fisico di Isacco, il cui figlio Giacobbe fu chiamato Israele e stipulò con Dio un'alleanza, un patto eterno. Nella sua configurazione ideale, l'ebreo osserva la legge,
e viene giustificato attraverso questa osservanza che ne attesta la fedeltà al patto con Dio. Anche per i cristiani, Abramo è da considerare padre dei credenti. La fede nel Cristo annunciato dalle scritture come figlio di Dio incarnato per la remissione dei peccati del mondo precede le opere. Quindi Abramo è il capostipite comune per ebrei e cristiani, ma qui si apre l'ardua questione del pleroma, vale a dire del rapporto tra Vecchio e Nuovo Testamento. Il cristianesimo è da vedersi come il compimento dell'ebraismo oppure solo come la sua continuazione? Abramo è inoltre il padre fisico di Ismaele, con il quale ha fondato alla Mecca la Kaaba, santuario centrale dell'unico Dio. L'emigrazione di Maometto, il profeta, da Ur, l'Egira, è la rappresentazione del grande viaggio alla Mecca, cui ogni fedele dovrà tornare secondo la rivelazione contenuta nella sua purezza nel Corano. Resta in piedi un arduo interrogativo. Come mai le tre religioni monoteistiche universali, pur avendo un capostipite comune, non hanno mai cessato sul piano storico di dar luogo a violenze e a guerre estremamente feroci e sanguinose? È possibile pensare a un impulso fratricida? Sarà mai possibile prospettarne una soluzione duratura in nome dell'ecumenismo e del riconoscimento della comune paternità? Lo Yahweh biblico, il Dominus Deus Pater Omnipotens dei cristiani e il Dio clemente e misericordioso Allah del Corano, puntualmente si corrispondono e convergono nel concetto di Pantocrator. In particolare è stato perspicuamente osservato che in esso, in area cristiana e specialmente in area bizantina, dove l'icona del Pantocrator raggiunse il massimo dello sviluppo iconologico e della diffusione, divenne un epiteto prima di Dio indistintamente e di Dio Padre, poi anche del Figlio e dello Spirito Santo. Il suo valore semantico si sviluppò, ramificò e articolò sulla base di due concetti principali: la conservazione dell'essere e la signoria o dominazione esercitate da Dio su tutto ciò che ha creato nel mondo visibile e invisibile. Quale riferimento è a Capizzi, tentativo di lettura semiotica dell'icona del Pantocrator attraverso l'esegesi del nome Pantocrator, edizioni del Gallo Cedrone, 95. Altro punto di convergenza importante è dato dal viaggio salvifico, ossia dal pellegrinaggio che le tre grandi religioni contemplano come esperienza fondamentale per il credente. Gerusalemme, Roma e la Mecca costituiscono le destinazioni carismatiche cui i fedeli tendono in modi e secondo rituali diversi. Abbiamo più sopra delineato alcune convergenze e divergenze fra pellegrini medievali e vacanzieri odierni. A proposito dell'Islam, occorre osservare in via preliminare che la preghiera più importante nella vita di un musulmano è la preghiera che ha luogo nella casa di Allah alla Mecca. Questa preghiera sarà il punto culminante del viaggio che tutti i musulmani hanno l'obbligo di compiere almeno una volta nella vita, secondo le varie fasi del pellegrinaggio, le quali consistono nella sacralizzazione con le sue regole di comportamento, la sosta a Arafa, la processione intorno alla Kaaba, in cui viene conservata la pietra nera, e infine la corsa fra As-Safa e Al-Marwa, ma anche il pellegrinaggio islamico, con le scritture ebraiche e con il rito cristiano, è dominato dal capostipite Abramo e dalla invocazione Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Abramo è infatti, come abbiamo visto, il fondatore della Kaaba insieme con il figlio Ismaele.
anche per l'Islam, come per i cristiani e gli israeliti, il pellegrinaggio, oltre al valore religioso in senso proprio, ha delle funzioni latenti, ossia non dichiarate, la cui portata sociale non può certamente venire sottovalutata. È nel pellegrinaggio che ha luogo l'incontro fra gruppi sociali, tribù, famiglie diverse, spesso da anni separate, che finalmente si vedono riunite nel segno della convivialità e della fratellanza, in un'atmosfera in cui cade la cesura fra gli autoctoni e gli stranieri. È anzi in questa atmosfera quasi agapica che la figura dello straniero riemerge in tutta la sua connotazione inquietante e con tutta la sua problematica positività. Se è vero che solo attraverso l'incontro tra culture differenti e anche violentemente contrapposte sarà possibile trovare una via d'uscita dalla crisi odierna di un mondo frammentato in cui non esiste più alcuna garanzia contro l'autosterminio dell'umanità, è alla figura dello straniero, a quell'ambivalenza, per cui è nello stesso tempo oggetto di attrazione e di rigetto, che bisogna rifarsi. Nessuna cultura può considerarsi sovranamente autosufficiente. Nessuna gerarchia fra le varie culture come sistemi di significati appare oggi sostenibile. Solo l'accettazione di culture altre e la convivenza di culture diverse mediano l'elaborazione del concetto e della pratica di contraddizioni culturali. Sembrano aprire una via d'uscita rispetto ai problemi posti dai grandi flussi migratori, destinati a contrassegnare in profondità la vita sociale del terzo millennio. Ancora una volta, come già nel libro di Ruth e nell'esperienza di Emmaus, dallo straniero la salvezza. L'essenza e il senso del viaggio sono dati dall'incontro con lo straniero, dalla consapevolezza che non si può vincere, ma solo convincere, e che nella attuale situazione nucleare dell'umanità il dilemma è chiaro: dialogare o perire. A nessuno sarà più lecito proclamare dogmaticamente extra ecclesiam meam nulla salus. Grazie. Grazie alla professoressa Maciotti per l'intervento relativo al professor Ferrarotti. E ora siamo in anticipo, stranamente, e se il professor Boitani è pronto per il suo intervento, che sarebbe previsto fra un quarto d'ora, altrimenti lo chiamiamo. Altrimenti sospendiamo due minuti, lo chiamiamo al telefono, facciamo il collegamento. Professor Boitani, che non vedo collegato, tra l'altro. No, direi di sospendere due minuti. Chiamiamo il professor Boitani e proseguiamo con i lavori. Grazie.
sta collegando. Bene, il professor Boitani si sta collegando, quindi aspettiamo due minuti, intanto facciamo una piccola pausa a caffè virtuale, non potendo scendere al bar qui sotto, tutti assieme. Professore, sei collegato? Professor Boitani, buongiorno. Eccoci. Ci sente? Ecco. E siamo noi che non sentiamo lei, professore. L'audio. L'audio sarà... lei aveva un microfono, delle cuffie, qualcosa, perché ha l'audio aperto ma non la sentiamo. Beh, se parla però mi spiace, ma non sentiamo nulla, quindi vediamo solo le labbra che si muovono. Se deve scrivere qualcosa c'è la chat, altrimenti provi a scollegarsi, a ricollegarsi. Ha cambiato qualcosa rispetto alla prova di ieri? Si ricollega, adesso si è scollegato, si ricollega. Professore, un attimo. Professor Zanardini, se vuole aprire un attimo l'audio, controlliamo che funzioni tutto con lei per l'intervento dopo. Eccomi qua, buongiorno, sì, funziona? Sì, funziona. Perfetto. Stiamo cercando di collegarci gli audio e video con il professor Boitani, c'è qualche problema, vediamo se lo risolviamo. Si è riconnesso il professor Boitani. Professor Zanardini, poi quando vuole, se vuole, io il video ce l'ho pronto. Poi per la... Ecco, professor Boitani, la vediamo, ha il microfono chiuso ora. Adesso apro. Perfetto! Perfetto. Oh, bisogna ogni tanto con queste tecnologie, sono terrificanti. Allora, cominciamo, che dite? Sì, ecco, allora breve presentazione, ora il professor Boitani della Sapienza di Roma ci parlerà, il tema, il titolo del suo intervento sarà Ulisse come archetipo del viaggio. Tanto prego. Per cambiare, per così dire, vi ringrazio. Ulisse prego. Ormai è una specie di etichetta che si è appiccicata col mio consenso a me, e quindi fino a quando vivo mi toccherà così. Sopportare l'etichetta, ce ne sono di peggiori, quindi posso anche stare contento. Allora, la prima cosa da dire forse è che Ulisse è curiosamente diventato l'archetipo del viaggio, perché all'inizio il mito, diciamo, preponderante, quello antico, per il viaggio sarebbe quello degli Argonauti, che è precedente a quello di Ulisse, e al quale ha partecipato il padre di Ulisse, perché Laerte era un argonauta.
quindi è abbastanza curioso che invece diventi Ulisse anziché gli Argonauti, però forse è abbastanza ragionevole, diciamo, se nel mito c'è una ragione per la quale quello è diventato l'archetipo del viaggio, mentre gli Argonauti non lo sono mai stati, anche se sono importanti nella mitologia del viaggio. Gli Argonauti compiono un viaggio che è di conquista, con meta, diciamo, quella, la Colchide, per conquistare il vello d'oro, eccetera. E tornano poi, sì, tornano dopo tutti i disastri, Medea, eccetera, eccetera, tornano a casa, però la motivazione non è così potente, diciamo, come nel caso di Ulisse, perché se uno va a rileggere i primi versi dell'Odissea, adesso lo faccio, vede subito che c'è una cosa importantissima, che Ulisse, il viaggio è una necessità, per così dire, di vita, cioè è il ritorno, deve tornare a casa da Troia, si mette di mezzo Poseidone perché lui gli ha accecato il figlio, il ciclope Polifemo, e quindi tutta la storia del viaggio di ritorno, che dura 10 anni, o meglio, che poi vedremo non dura 10 anni in realtà, insomma, comunque viene associato con una durata decennale, è dovuto a questo fatto, al fatto che lui vuole tornare a casa, perché quello è la sua vita, cioè vuole sopravvivere come essere umano e non spassarsela con Calipso. Quindi è effettivamente una necessità di vita, mentre gli Argonauti no. Guardate cosa dicono i primi versi dell'Odissea, che sono da meditare, diciamo, attentamente, perché la protasi è vero che è brevissima, però è importante. Dice: narrami, o musa, dell'eroe multiforme che tanto vagò dopo che distrusse la rocca sacra di Troia, di molti uomini vide le città e conobbe i pensieri, molti dolori patì nel mare, nell'animo suo, per acquistare a sé la vita e il ritorno ai compagni. Quindi acquistare a sé la vita e il ritorno ai compagni. Poi dice subito dopo: i compagni invece non se la sono giocata male, perché hanno mangiato le vacche sacre al sole, e quindi, nonostante gli avvertimenti, si sono, una strana teologia dell'Odissea, però comunque c'è. Allora, Ulisse lo ha fatto per conquistarsi, per acquistarsi la vita. Conobbe molte città e molti pensieri di uomini. Nell'Odissea, in quanto tale, le città, a dire la verità, non ci sono. E i pensieri degli uomini, sì, un po' di più. Quindi, cosa abbia a che vedere questa protasi, diciamo, con lo svolgimento del poema? Sarebbe anche interessante da svolgere. I viaggi di Ulisse, adesso lo vedremo più da vicino, sono viaggi che si svolgono non in un mondo, diciamo, civile, dove appunto ci sono le città, ma in un mondo del tutto primitivo, anzi fantastico. E qui comincia un po' la storia di come, di perché questi viaggi sono diventati archetipi. La ragione, ripeto, è che lui deve sopravvivere, deve cercare la vita vuol dire tornare a casa, tornare alla moglie, tornare, diciamo, al focolare domestico lasciato 20 anni prima. Allora, due osservazioni. Primo, i 10 anni di ritorno non sono 10 anni di viaggi o di erranze, come vengono chiamate oggi, perché di quei 10 anni Ulisse ne passa 7 con Calipso e 1 con Circe, quindi in realtà lui erra sul mare con tutte le altre avventure, Polifemo, Sirene, eccetera, eccetera, per 2 anni, poi per 8 anni se la fa più o meno costretto con belle donne, o belle ninfe, ma insomma sono belle donne, che lo trattengono presso di loro come, diciamo, prigioniero, tra virgolette, di Eros, perché lui fa un po' lo schiavo di Eros presso Calipso e presso Circe. Da Circe ha addirittura, secondo leggende posteriori, un figlio
Telegono, che sarà poi il capostipite della famiglia Claudia a Roma addirittura, quindi sarà un antenato dell'imperatore Tiberio. Allora, viaggi di Ulisse. Innanzitutto, appunto, non 10 ma 2 anni. Secondo, sarebbe molto semplice arrivare da Troia, dove è collocato, dove si trova, a Itaca. Certo, Itaca è ai margini del mondo greco, ai margini occidentali o nord-occidentali del mondo greco, però basterebbe navigare verso sud nel Egeo, doppiare il Peloponneso, visto che ancora l'istmo di Corinto non c'è, quindi girare attorno al Peloponneso, risalire fino a quando non si arriva a Corfù, Itaca, eccetera, cioè sulla costa dello Ionio. In realtà cosa succede? Ulisse comincia a navigare in questa direzione, cioè partendo da Troia, con tutto, con tutta la flotta che si è portata appresso, i suoi uomini, presumibilmente i suoi schiavi, schiave che ha preso dopo la presa di Troia. Quando arriva a Capo Malea, dunque siamo ancora in Grecia, diciamo, vengono colti da una enorme tempesta. Questo è precedente alla storia di Polifemo, ancora. Vengono presi da un'enorme tempesta che vengono travolti. Dopo questa tempesta, Ulisse entra nel mondo della geografia immaginaria, cioè non è più nel mondo, come dire, tra virgolette, reale, quello che in parte ha affrontato tra Troia e Capo Malea, ma entra in un mondo dove ci sono i mangiatori di loto, ci sono i ciclopi, ci sono le sirene e via di seguito. Cioè quello che persino gli antichi, i quali pure cercavano una geografia, di associare i viaggi di vista a una geografia, diciamo, reale, però anche loro sapevano, perché ricordate che Strabone cita a un certo punto Eratostene, cioè il più grande geografo antico, chiedevano a Eratostene: ma insomma, dov'è che è stato Ulisse? Eratostene rispondeva ai suoi interlocutori: diceva, voi ditemi chi è il ciabattino che ha fabbricato l'otre dei venti e io vi so dire dove è andato Ulisse. Cioè, come a dire, l'otre dei venti di Eolo ovviamente non ha fabbricato nessuno, il ciabattino reale non esiste, così non esiste una geografia reale per l'Odissea. Questo non vuol dire che dal punto di vista storico-mitico, antropologico e via di seguito, il viaggio o i viaggi di Ulisse non fossero associati a delle zone, perlomeno. Certo, è dubbio che, non so, l'isola Eea, dove dovrebbe abitare Circe, sia il Monte Circeo a sud di Roma, perché quello è un promontorio italiano, è una penisola, non un'isola per cominciare, però è anche vero che se uno si sdraia nella grotta di Tiberio a Sperlonga, come Tiberio faceva 8 secoli dopo l'Odissea, la vede il Monte Circeo come un'isola, non, perché non si vede il pezzettino di terra che lo lega alla penisola, diciamo, all'Italia. Dunque bisognava inventare delle cose, dei particolari, eccetera, che andassero bene con la descrizione dell'Odissea, e l'Italia è evidentemente privilegiata fin dall'antichità per i viaggi di Ulisse, i viaggi cosiddetti reali, che poi reali non sono, ma insomma l'associazione con luoghi reali. Allora, il paese delle sirene è quello tra Sorrento e, non so, giù di là, va bene? Ci posso credere, perché è un paese talmente bello che uno dice, beh, ci saranno le sirene che cantano qua. I ciclopi sono ad Acitrezza, le isole Eolie ovviamente sono Eolie per via di Eolo, eccetera, eccetera, eccetera. Bisognerebbe sapere quando i nomi sono collegati naturalmente a determinate zone. Noi abbiamo solo l'esempio dell'Eneide, in cui Virgilio, ma 8 secoli dopo l'Odissea, dice quella si chiama Gaeta perché la balia di Enea, che è morta là, si chiamava
Caglieta, e quindi Palinuro, capo Palinuro, si chiama Palinuro, cioè la, il procedimento, ma in epoca augustea, quindi ormai in epoca non civile, ma civilissima, progredittissima, è diverso. Comunque Ulisse entra nel mondo del fantastico. Le tappe di questo viaggio fantastico, fino diciamo all'inizio del ritorno vero e proprio a Itaca, da Scheria, dal paese dei Feaci, le tappe sono tappe che possono essere e sono state interpretate, diciamo così, storicamente, allegoricamente, in maniera ovvia, perché è chiaro che se uno dice Ulisse ha visitato il mondo dei lotofagi, hanno assaggiato i suoi uomini, hanno assaggiato il frutto del loto, eccetera, eccetera, si dimenticava. Beh, è chiaro che il mondo dei lotofagi significa il mondo dell'oblio, cioè dimentichi tutto, lo dice lo stesso Omero, dimentichi la casa, dimentichi la moglie, dimentichi i figli. Insomma, è la tentazione perenne del viaggio, che uno dice, vabbè, adesso basta, non ci torno più a casa, è troppo bello stare in giro per il mondo, o mi sono trovato un'altra famiglia e via di seguito. Così come se uno prende Polifemo, che cosa vuol dire Polifemo? Polifemo è l'essere primitivo, il mostro primitivo, il cannibale, verrà interpretato come antenato dei cannibali, addirittura ancora in epoca rinascimentale, quando gli uomini di Colombo, eccetera, insomma i navigatori nel Nuovo Mondo trovano i cannibali, dicono ma questi sono i ciclopi, eccetera, eccetera. Quindi poi ci sono interpretazioni ovviamente allegoriche più sottili o non sottili, non so bene, ma comunque è chiaro che le sirene rappresentano una tentazione. Quale tentazione? Alcuni dicevano la tentazione ovviamente erotica. È difficile, perché le sirene erano all'epoca della redazione dell'Odissea, erano dei mostri, degli uccellacci con volto femminile, ma degli uccellacci orrendi, quindi che fossero attraenti dal punto di vista erotico è molto difficile. C'è un brano molto bello di Cicerone che dice, ma come? Ma è chiaro che è la conoscenza, la tentazione è quella della conoscenza, perché un uomo così come lui non sarebbe stato tantus irretitus vir canziunculis, non sarebbe stato irretito soltanto dalle canzoncine, che gli importa a Ulisse, uno così, è chiaro che è la conoscenza che lo tenta. E via di seguito, Circe è stata variamente vista come la sapienza, con la quale soltanto l'incontro, diciamo così, diretto conta, e via di seguito. Calipso, il nome stesso di Calipso, figlia di Atlante, no? Vuol dire colei che nasconde, quindi probabilmente la funzione è quella lì, eccetera, eccetera, eccetera. Certo, i viaggi sono quello che rende i viaggi, o il racconto dei viaggi che fa Ulisse stesso, sono quello che rendono l'Odissea affascinante, perché il poema epico, che prima era l'Iliade, insomma, il modello, a un certo punto cambia completamente. Uno degli eroi dell'Iliade, quello che poi nella leggenda troiana, diciamo, della leggenda che riguarda Troia, è colui che la distrugge, si inventa lo stratagemma del cavallo, lo introduce dentro Troia, viene seguito, quello diventa protagonista del viaggio di ritorno. Uno dei momenti essenziali di quel viaggio è proprio quando Ulisse rinuncia all'immortalità che gli viene offerta da Calipso. Attenzione, immortalità senza vecchiaia, perché un'immortalità con la vecchiaia, ve lo potete immaginare che razza di strazio sarebbe. Uno diventa stravecchio, vecchissimo, non si muove più, è ammalato, eccetera, però continua a vivere. Invece lei le dice Ageraion, senza la vecchiaia, quindi immortalità ma senza vecchiaia. E Ulisse no, la rifiuta. È un momento straordinario, centrale, perché Ulisse sceglie la mortalità, sceglie la moglie, esplicitamente nei confronti di Calipso le dice: ma io lo so che tu sei bellissima,
che tu sei una ninfa, che tu durerai per sempre, eccetera, mentre mia moglie è una che invecchia e via dicendo. Però io là voglio tornare, perché lì, lì è dove sono i miei affetti, dove sono le mie radici. Quindi quello è un momento centrale dei viaggi in cui Ulisse cambia completamente l'andamento, diciamo, del plot. L'andamento del plot, della trama, è cambiato dagli interventi degli dei, che approfittando della gita di Poseidone presso gli Etiopi, che fanno un sacrificio per lui, una ecatombe per lui, in un concilio degli dei, gli dei cambiano parere, Atena convince Zeus a liberare Ulisse, a far liberare Ulisse da Ogigia all'isola di Calipso, mandano Hermes come messaggero e finalmente Calipso lo deve per forza lasciare andare. Se non che nel momento in cui Ulisse, a bordo della zattera che si è costruito da solo, con un po' d'aiuto di Calipso, sta attraversando il mare diretto a Itaca, Poseidone, vedi caso, sta tornando appunto in quel momento dall'Etiopia, vede Ulisse sul mare e dice: ma come, allora i decreti sono cambiati, mi stanno prendendo in giro, e scatena una tempesta formidabile. E come ricorderete, insomma, Ulisse sopravvive a questa tempesta grazie alla sua capacità di nuotare, eccetera, però sbarca sfinito, incrostato di sale, eccetera, eccetera, nell'isola dei Feaci, cioè Ascheria, che non è Itaca, naturalmente. Tuttavia i suoi viaggi sono terminati, perché poi da Ascheria sono i Feaci che lo porteranno a casa a bordo di una nave automatica, per così dire. Sembra una nave moderna, non c'è bisogno di remi, non c'è bisogno di timone, niente, la pilotano con la mente, quasi fosse un'astronave del futuro, i Feaci, e i quali saranno puniti da Poseidone poi per aver riportato Ulisse fino a Itaca. Verranno puniti, la nave viene trasformata in una enorme pietra, e addirittura Poseidone minaccia di coprire la città dei Feaci con una pietra. Non sappiamo come vada a finire, perché appunto Omero si trattiene dal dircelo. Dunque, viaggi di questo tipo. Altro punto cruciale dei viaggi di Ulisse, già nell'Odissea, è la profezia di Tiresia. Qui diciamo che è rimossa due volte dal testo, perché è nel testo, naturalmente, quando Circe consiglia a Ulisse di andare all'Ade, il mondo dei morti, a consultare Tiresia, per sapere da lui come si svolgerà questo nostos, questo ritorno. E Ulisse va, in effetti, a un'esperienza, come potete immaginare, come si può immaginare facilmente, la visita all'Ade è una delle prime in letteratura. Prima di Ulisse c'è stato soltanto Gilgamesh, praticamente, che noi sappiamo, insomma. Cioè, visita all'Ade e ritorno poi nel mondo dei vivi. Nell'Ade Ulisse incontra la madre, non sapeva che era morta, quindi potete immaginare il così, shock emotivo. Incontra i suoi vecchi compagni di guerra, di Troia, Achille, Agamennone, Aiace, e via di seguito. Quindi è un'esperienza fondamentale. Ora, nell'incontro con Tiresia, che è il primo, lui addirittura evita di dar da bere all'ombra della madre, perché prima deve parlare con Tiresia, deve sentire Tiresia. Tiresia profetizza il ritorno a casa, un ritorno, diciamo così, condizionale, cioè tu tornerai se farai questo, se non farai quello. Poi queste condizioni si verificano e lui ritorna, ma i compagni che non rispettano quelle condizioni non tornano. Incidentalmente c'è un problema teologico lì, perché c'è il problema delle vacche sacre al sole, che i compagni mangiano, pur sapendo che non sia, ma insomma sono affamati in maniera terrificante,
Quindi gli dei stanno commettendo, Zeus in particolare, un'ingiustizia, perché tu non puoi condannare poi quelli che hanno mangiato le vacche sacre al sole, però l'hai resi morti di fame, insomma. Vabbè. È un problema importante nell'Odissea, ma fin dall'inizio, proprio dai primissimi versi. Dunque, Tiresia aggiunge alla profezia condizionale sul ritorno a Itaca, aggiunge una profezia che è diventata famosa come la profezia dell'ultimo viaggio. Così è stato chiamato poi nei secoli futuri, nei secoli successivi, nei millenni successivi, e cioè quella profezia che dice: guarda, ritorna a casa, non sarà la fine delle tue fatiche, delle tue pene, dei tuoi viaggi. Dovrai a un certo punto prendere un remo, metterti sulle spalle e viaggiare fino a quando non troverai un paese che non conosce le navi, non conosce il cibo condito col sale, non conosce i remi che sono ali alle navi. Profezia strambissima, stranissima, perché capite che la civiltà greca, quella arcaica, ma anche quella classica ovviamente, è una civiltà basata sul mare. Chi è che non conosceva le navi, il cibo condito col sale? I toscani, forse, gli antenati dei toscani, non so, per il pane, ma altrimenti non c'è proprio. Quindi può darsi pure che stia profetizzando un viaggio che dura per sempre. Se non lo trova questo paese, il viaggio non finisce. Comunque, quando il segno chiarissimo, ti dico, quando avrai trovato questa terra, sarà che incontrerai un altro viandante, il quale dirà che il remo che porti sulle spalle è una pala da grano. Ora, io ho una pala da grano antica a casa in campagna. In effetti la si potrebbe scambiare per un remo, per soltanto un po' più larga la parte finale, diciamo. Ma remo e pala da grano hanno certamente delle caratteristiche in comune. Quando Colombo arriva nel Nuovo Mondo, dice che gli indiani, insomma, i nativi, diciamo, vogavano con una pala comode fornero, cioè avevano una pala da fornaio e da grano, ma insomma, perché è molto simile. Va bene. Naturalmente Colombo, che è un ignorante, non fa nessuna associazione con l'Odissea. Dunque, questa profezia, collegata a quella finale che dice: se quando hai incontrato quest'allo Sodites, pianterai il remo, farai sacrifici a Poseidone, agli dei, eccetera, tornerai a casa, avrai un futuro di grande vecchiezza, splendida vecchiezza, e poi morirai, la morte ti coglierà, dice ex halos, cioè dal mare ex halos, oppure lontano dal mare, sono due cose diverse, però quella proposizione ex vuol dire tutte e due. Allora, naturalmente si sprecano le interpretazioni, anche le versioni narrative. Se viene dal mare, potrebbe essere un mostro marino, potrebbe essere il figlio Telegono che in effetti arriva con una lancia e lo uccide, non riconoscendolo, e via di seguito. Insomma, la fine di Ulisse è legata a questa ambigua profezia, tanto importante che viene ripetuta da Ulisse a Penelope, quando finalmente dopo 20 anni i due si sono riconosciuti nella scena straordinaria di riunione, vanno a letto e prima di poter fare l'amore Penelope pretende che lui racconti anche questa profezia, e la ripete verbatim con pochissime proprio variazioni, quindi deve essere evidentemente fondamentale. Questa profezia, l'esito di questa profezia non si verifica nell'Odissea, quindi l'Odissea apre così, al futuro, ma non è completa, si completa con la pace raggiunta a Itaca, imposta da Atena tra la fazione di Ulisse e dei suoi
da una parte e la fazione dei parenti dei proci dall'altra. Ma la profezia apre. E la profezia cosa apre? Apre alla letteratura del futuro, perché è chiaro che da un punto di vista ideale Dante, che non, certo non conosceva l'Odissea, non era la più pallida idea di che cosa avesse detto, sì, qualche pallida idea le aveva veramente, ma insomma non aveva certo letto l'Odissea, e Dante racconta l'ultimo viaggio, insomma c'è poco da fare. Ora, che abbia preso spunto alcuni riassunti dell'Odissea che certo conosceva, oppure che se la sia inventata lui, come dice Benvenuto, di sua iniziativa, diciamo, fingere de novo, diceva Benvenuto per l'appunto. Fatto sta che Dante diventa il prototipo, secondo dell'ultimo viaggio di Dante, diventa il prototipo di tutti i viaggi dell'Odissea. No? E questo è interessantissimo, perché fino allora i viaggi di Ulisse erano arrivati, diciamo, a Lisbona. Lisbona era il limite occidentale, Strabone lo dava per assodato. Lisbona, Ulixabona è l'etimologia, proprio perché viene l'ultima città fondata da Ulisse prima di scomparire nell'oceano. Dante racconta quella scomparsa nell'oceano, insomma, la partenza senza tornare a casa, perché nel Inferno 26 Ulisse non torna a casa, va direttamente da Circe, là presso Agaeta, pria che sia Enea la nomasse, dunque non torna a Itaca, si lancia verso occidente, passa le colonne d'Ercole e da lì prosegue verso sud e verso occidente. La cosa interessantissima, affascinante dal punto di vista, diciamo, storico, è che il viaggio dell'Ulisse dantesco viene a poco associato, ma associato direttamente, insomma, alla scoperta dell'America. Io da bambino l'avevo sempre pensato, però non avevo mai trovato, ovviamente, né cercato né trovato i punti di incontro fondamentali. Li ho trovati da grande, diciamo così, da giovane. Perché gli interpreti della commedia del Rinascimento, i poeti e i navigatori. Professor Boitani, non si sente la sua connessione. Professore? Lei dice queste cose. Sì. Non vedo più. Professor Boitani? Smettere? La sentiamo molto, molto male. Devo smettere? La connessione probabilmente. Ho 5 minuti, no? Sì, sì. No, ma non si sente più. Non sentiamo. C'è qualche disturbo sull'audio suo. Scusa, mi permetto, in questi casi conviene disattivare il video, così il segnale è più forte. Ecco. Mm-hmm. Proviamo a disattivare. Detto, se può, provi. Senza... Tu se lo puoi far tu. Attiviamo e ricominciamo un attimo. No, solo l'audio. Se lei, professor Boitani, può spegnere la sua videocamera, magari recuperiamo almeno l'audio. O altrimenti provi a... La videocamera l'ho tolta. Adesso l'audio sembra funzioni. Sembra provi migliore. Accendere il microfono. Sì, più o meno migliore in realtà. Vuole provare a sconnettersi, a riconnettersi come prima? Mi sento pochissimo. È meglio. La sentiamo a scatti, se parla. Possiamo qualche minuto. Va bene. Possiamo interrompere qualche minuto. Sì. Si disconnetta e... Facciamo 5 minuti di pausa e lei riprende. C'è ancora mezz'ora. Lei ancora può parlare.
Se si sconnette, si riconnette fra 5 minuti. Facciamo una piccola pausa. Se vuole posso rimuoverla io dalla riunione e lei si riconnette tra un attimo. Ci sente? No, non sento niente. Provo a toglierla. Proviamo a toglierla. Lei si riconnetta. Lei si riconnetta fra 5 minuti. Ma no, anche subito, così vediamo. No, se va. Va bene, aspettiamo, scusiamo per l'inconveniente, ma ovviamente... Cose che capitano. Sì. Forse non ha un ventilatore come noi. Ah, esatto, mi si è surriscaldato il computer. Si è riscaldato il computer, sì. O la connessione, semplicemente, se è al mare, chissà. Sì. Abbiamo già letto con un relativo miracolo il fatto che fino adesso sia tutto andato liscio, quindi... Abbiamo superato le 30 presenze. Presenze, insomma, ci si aggira sempre intorno alle 30 presenze. Fra un po' richiamo il professore e vediamo se ci ricolleghiamo. Va bene, tanto se volete andare a prendere un caffè. O... Sì. Un po' d'acqua. Professor Nesti, non va a prendere un caffè? Io accanto a me ho la compagnia di questa bottiglia, ah, dell'acqua salutare. Acqua e basta o acqua vite? È acqua. Anch'io, Arnaldo, anch'io ho la bottiglia, guarda un po'. Purtroppo è acqua. Vediamo fino alle 6 di sera. Ma Zanardini è pronto? Certo, io sono qui, Arnaldo, io ti vedo. E guarda, io sono qui aspettando, infatti e tu mi vedi. Sono alzato. È una grande allegria vederti. Oh, che bello, che bello, che bello. E abbiamo il professor Boitani. Professor Boitani ha l'audio al microfono chiuso, eccolo qua. Eccolo, mi sentite stavolta? Sì, sì. Bravo. Sì. Dobbiamo ricominciare da capo. E beh, sono gli 7 anni passati con Calypso. Dormivo. Dunque, dicevo, è chiaro che la storia raccontata da Dante funziona in quella maniera. Dicevo, Bernardino D'Aniello dice, è chiaro che il nostro poeta sembra che stia parlando dei paesi scoperti ai nostri giorni, eccetera, eccetera. Lo dicono, Tasso dice mette in relazione, diciamo così, figurale Ulisse e Cristoforo Colombo addirittura, quindi Cristoforo Colombo sarebbe colui che ha seguito le orme di Ulisse perché si è avventurato per primo nell'Atlantico dopo Ulisse, e soprattutto sono i navigatori stessi che lo fanno, due in particolare, non Colombo, perché Colombo, ripeto, è uno che di mitologia poco sa, ma invece Vespucci, dal cui nome dopo tutto viene il nome dell'America, il quale appena entra nell'oceano la prima spedizione dice ma io mi trovavo nel, come dice il nostro poeta Dante, nel capitolo 26esimo dell'Inferno di Ulisse, in un oceano che non era però senza gente, anzi era pieno di gente, c'erano tanti nativi, insomma, indigeni, eccetera. E lo ripete ancora
in un'altra lettera, quella Piero Soderini. Nel 1500 c'è poi un navigatore spagnolo famoso, famosissimo, colto, perché è uno che è stato all'università in Spagna, quindi ha imparato latino e greco, Pedro Sarmiento de Gamboa, il quale nella prima storia degli Inca che scrive, prima che scrive, al mondo che viene scritta, dice nella introduzione, beh, perché poi questa nuova Spagna viene da Ulisse, così dicono Pero Anton Beuter, noble historiador valenciano, e Dante Alighiero, nobile poeta fiorentino. Quindi Pedro Sarmiento de Gamboa sta citando il valenziano Pero Anton Beuter, il quale cita Dante esplicitamente e dice: beh, è fatta, è quella la storia. Quindi voglio dire, no, non sono soltanto bubole poetiche, ma sono invece anche quello che pensano i navigatori stessi. Questa fantasia poetico, navigatoria, eccetera, rimane fino all'Ottocento, perché quando Tennyson, che è il poeta laureato della regina Vittoria, cioè il cantore dell'impero britannico praticamente, il quale impero britannico è fondato sulla navigazione, i mari, eccetera, eccetera, la colonizzazione del mondo via mare. Dunque, quando Tennyson scrive il suo monologo Ulisse, dice: io quello che vorrei fare è di collegare la profezia di Inferno, di, scusate, Odissea 11, con la realizzazione di Dante nell'Inferno 26. Tennyson sapeva a memoria tutta la Divina Commedia, e se uno gli chiedeva, gli citava un verso, lui da lì cominciava e girando ci ritornava dopo aver recitato a memoria in italiano tutta la commedia. Quindi arriva fino all'Ottocento, non solo, ma bisogna pensare che, quindi pensate, i viaggi di Ulisse fino a dove si estendono. All'inizio del Novecento, siamo 100 anni fa, mica di più, quando gli esploratori inglesi e non inglesi raggiungono l'Antartide, dunque Scott, Shackleton e poi Amundsen, beh, l'associazione con Ulisse via Tennyson è diretta. Scott muore prima di raggiungere il Polo Sud, come sapete, sulla croce che fanno, la croce di ferro che fanno per marcare, segnare il luogo dove è morto, c'è un verso dell'Ulisse di Tennyson, l'ultimo. Shackleton racconta lui stesso che sta marciando sui ghiacci, nei ghiacci dell'Antartide, e dice: mi battevano in testa continuamente i versi dell'Ulisse di Tennyson. Quindi è chiarissimo che anche gli esploratori novecenteschi sono discendenti, o si sentono discendenti di Ulisse, fino a arrivare al 1968, quando Stanley Kubrick fa un film straordinario, uno dei più bei film mai realizzati, certo uno dei migliori nella fantascienza, che si intitola 2001 Odissea nello spazio. Quindi l'idea di Ulisse è presentissima anche in questa fattispecie. Quindi i viaggi di Ulisse arrivano fino, diciamo così, ai giorni nostri, perché Odissea nello spazio è il futuro che forse ci attende, forse no, non so, ma insomma, l'unico futuro con erranza, diciamo, che l'Occidente può immaginare, almeno in quel modo. Naturalmente c'è da aggiungere una cosa, poi smetto perché mi pare che l'ora sia, di 3/4 d'ora ci siamo arrivati e forse abbiamo superati. Ci sono contaminazioni nei secoli a noi più vicini, contaminazioni dei viaggi di Ulisse, della figura di Ulisse, con quella, non so, di Sinbad il marinaio in ambito arabo, lo fanno i poeti arabi contemporanei, per esempio Adonis, eccetera, con altri indigeni, per esempio Derek Walcott, il poeta premio Nobel che era dei Caraibi,
parla di questo nelle sue, in alcune delle sue liriche, e addirittura in certi casi con figure che invece vengono da un retroterra, diciamo così, romantico, l'olandese volante, via di seguito, quindi si prestano versi da una parte all'altra, e dall'altra all'una, per così dire, per cui si può confondere persino Ulisse con un navigatore eterno, perenne, insomma, e perturbante come è l'olandese volante e via di seguito. Quindi gli esiti sono infiniti. Però io, che sono uno che queste ombre di Ulisse ho inseguito per tanto tempo, ogni tanto arrivo in località che non conoscevo, naturalmente, dove scopro delle ombre, appunto, di questo personaggio, o che non conoscevo, o che, diciamo, mi ero dimenticato e le ritrovo. Per esempio, la prima volta che sono andato in Patagonia, a un certo punto, questo un po' di anni fa, 7 anni fa, lì trovo un pezzo abbastanza lungo che non so perché avevo dimenticato, di Bruce Chatwin, altro viaggiatore famosissimo, no, dei nostri tempi, il quale dice: beh, qui c'è stato lui, è chiaro che è stato Ulisse, che Dante sta parlando di questo luogo qui, cioè di Capo Horn e tutte quelle cose. E allora, naturalmente, dico, valeva la pena di arrivare fino in fondo alla Patagonia, in Terra del Fuoco, diciamo, per scoprire le orme di Ulisse. Ecco, questi sono i viaggi. È chiaro che poi è diventato l'archetipo. Cioè, oggi, qualunque, mi ricordo che Derek Walcott, appunto, il poeta caraibico, diceva: appena uno vede una vela solitaria all'orizzonte, pensa a Ulisse. Se fa il poeta o se ha un animo di quel tipo, Ulisse. Questo è un po' quello che volevo dire. Poi dei viaggi di Ulisse si può parlare per mesi, anni, decenni, come purtroppo ho fatto io, ma insomma ci sono tutte altre tipo di interpretazioni di cui non ho parlato, perché nel Medioevo fino al Rinascimento addirittura è diventato il prototipo del mistico, per esempio Porfirio e tutti i suoi discendenti. Cioè, voglio dire, diventano viaggi di altro tipo, ma insomma si entra con Boezio, e lui è l'uomo che evita le tentazioni, soprattutto in quel caso Circe, però diventa quindi un'interpretazione morale, oppure addirittura lo scienziato. Cioè, nel 400 a Bisanzio, a Costantinopoli, interpretano Ulisse come, Eustazio interpreta Ulisse come il grande sapiente di astronomia e o astrologia, non si capisce bene, quindi, perché lui siede sulla sua zattera guardando verso le stelle per orientarsi. Cioè, le interpretazioni, come è evidente, sono tantissime, i suoi viaggi cambiano. Se Ulisse è effettivamente l'antenato degli astronomi, va benissimo Odissea nello spazio, 2001 Odissea nello spazio, e secondo me Kubrick lo sapeva, perché Kubrick era uno coltissimo e astutissimo, quindi non è escluso che lo sapesse, e via di seguito, insomma, ecco. Mi pare che però così possa bastare, se no viaggiamo pure noi per sempre. Bene, io torno, sono al mare, quindi vado a fare il bagno senza fare lunghi viaggi, perché non posso più, però va bene. Grazie. Grazie professore, grazie. Ci sono domande, cose, eccetera? No. Perché c'è qualcuno che vuole fare una domanda? Ci abbiamo un quarto d'ora? Sì, abbiamo ancora un po' di tempo? Un quarto d'ora, sì, certo. C'è qualche domanda? Altrimenti proviamo con il professor Zanardini. Bene. Se volete fare domande, chiaramente dovete aprire l'audio, altrimenti... sì, perché vedo i microfoni spenti. Sì, per forza, perché altrimenti... Precauzione. Sì, prego. Posso chiedere una cosa? Certo. Allora, mi chiamo Maria Immacolata Maciotti. Vedo. Volevo dire questo, si potrebbe anche vedere Ulisse in un modo un po' diverso, per esempio ricordando le vicende appunto annose dal momento della caduta di Ilio al ritorno, ma anche prima,
quello che è successo prima della caduta di Ilio, il suo adattarsi una volta che ha capito che non può sposare Elena, il suo diventare, diciamo, in qualche modo vicino ai due fratelli, Agamennone e Menelao, fare un po' da tramite, portare da loro in guerra il povero Achille che la madre aveva tanto cercato di salvare, e così via, no? Ecco, guardando tutto l'insieme, non si potrebbe vedere Ulisse anche in termini un po' diversi? Per esempio, bene o male, nessuno dei suoi uomini è tornato a casa, sono morti tutti. Tutti coloro che hanno avuto a che fare con lui hanno avuto problemi seri. Pensiamo alla povera Calipso che era così innamorata e che viene abbandonata necessariamente. I suoi stessi uomini, prima ancora di essere ammazzati, sono mutati in porci, questo e quell'altro, cioè mangiati da Polifemo, di tutto capita a tutti coloro che hanno a che fare con questo. L'ultima, diciamo, avventura, quella del con i Feaci, lascia una povera figlia che aveva speranze in bianco, diremmo noi oggi, e non solo, ma il re si sporge molto nei suoi confronti, no? Gli dà la nave con i marinai, gli dà tutti i regali, quelli lo portano a riva a Itaca, eccetera. Il risultato qual è? Che la nave, il porto meraviglioso che c'era prima, scompare. Cioè, questa è una città che era prima fiorente, meravigliosa, eccetera, che non c'è più, perché dietro alle montagne è nascosta, sì, è il suo ruolo. Quindi forse, se mi permettete, io vedrei Ulisse anche da qualche altro punto di vista. Sì, non solo, ma ha ragionissima. Lo si può vedere persino peggio di così, perché c'è chi ha detto anche giustamente che le storie che lui racconta ai Feaci, cioè l'Odissea, insomma, sono false, sono inventate, e quindi tutto quanto è assolutamente una invenzione. E allora questo cambia, come dire, l'orizzonte, diciamo, dell'Odissea. È vero, lui racconterebbe menzogne per salvarsi la pelle, sì, ma oppure per guadagnare il ritorno a casa. Però comunque c'è anche chi ha scritto, non mi ricordo più se era un critico americano o forse tedesco, che ha detto, beh, l'Odissea è stata composta perché prima c'erano resoconti del ritorno di Ulisse, eccetera, in cui appariva l'aspetto negativo, cioè l'aspetto di Ulisse come semplice ingannatore, insomma, quello, il consigliere di frode di Dante, consigliere non solo, ma frodatore lui stesso in quel caso. E quindi l'Odissea è arrivato uno che a un certo punto ha raccolto i canti che dicevano, ma no, non era poi così male, ha avuto questa, non lo so se sia vero, naturalmente è difficile trovarlo, però gli aspetti cosiddetti negativi, insomma, o altri aspetti, come lei ha detto giustissimamente, ci sono, e come altre versioni di Ulisse vengono date, per esempio, da Sofocle, da Euripide, in ambito classico, dove la visione di Ulisse è assolutamente negativa. Il Filottete di Sofocle è tremendo, Ulisse fa una figuraccia orrenda, e ci sono versioni moderne che riprendono anche quelle, l'uomo non del multiforme ingegno, ma dai tanti inganni, insomma, no? È così. Insomma, diciamo, uno da cui stare un po' alla larga, ecco. Sì, assolutamente, assolutamente. È la cosa da cui sta alla larga, e nello stesso tempo esercita un fascino. Lei prima giustamente menzionava, no, un fascino incredibile, perché quando lui, sporco, è un mostro praticamente, quando esce dal cespuglio davanti a Nausicaa, poverina, che è una bimba, una di 14 anni, io proprio l'altro giorno stavo scrivendo un pezzo su questo, e si rimane completamente irretiti. Vabbè, io sono un uomo maschio, però non sono attratto dai maschi, francamente. Lui fa un discorso assolutamente incredibile a questa fanciulla, che sì, è stata manipolata anche da Atena, che fa in modo che lei non sia terrorizzata, però lui gli dice, ma io
sei un mortale o un immortale? Se sei un immortale sei Artemide, se sei una mortale allora tre volte beati i tuoi genitori, i tuoi fratelli, ma più beato di tutto quello che ti porterà a casa sposo. Lui legge sulla fronte di Nausicaa e negli occhi di Nausicaa: voglio un marito, legge chiarissimamente. Poi continua, lei non dice nulla, lui continua dicendo: io una cosa così non l'ho mai vista, soltanto una volta ho visto un germoglio di palma, un virgulto di palma a Delo. Cioè, ma se io fossi stato Nausicaa, come in effetti è successo, quella sarebbe caduta per terra come una pera cotta, perché è un discorso talmente straordinario. Poi certo dopo si dava Atena gli in fondo bellezza, mi seguo, quindi, ma cioè il fascino dell'uomo risiede anche in questo. Io una volta mi ricordo che citai al Quirinale una storia che dopo un congresso su Ulisse il presidente Scalfaro ci rivette al Quirinale e dissi, dico Ulisse non è mai andato in posti così altolocati, solo una volta gli è successo, quando fu ricevuto insieme a Menelao la basceria a Troia per riavere Elena, e poi dico, poi si sa come è andata a finire la storia, però raccontano, dicono i troiani, quando parlava quello all'inizio tutto abbassato eccetera, poi quando parlava era come i fiocchi di neve, cioè, è una cosa, i troiani rimasti assolutamente, non gli hanno ridato Elena, però i fiocchi di neve, io dicevo appunto a Scalfaro, dico, cerchiamo di evitare i fiocchi di neve al Quirinale nel mese di maggio, e infatti così. Ma lui aveva capito benissimo, cioè l'idea del perché riesce a esercitare o per via di menzogne o per via della verità, perché riesce a conquistare, a affascinare un po' tutti. Bene. Vabbè, grazie mille. Grazie a voi. Allora, buona prosieguo. Grazie mille, professore. Grazie. A presto, arrivederci. A presto. Dunque, io chiudo. La silenzio io. Ecco. Ah, perfetto. Va bene, dopo questa interessantissima relazione proseguiamo i lavori. Tempo perfetto con il professor José Zanardini dell'Università Cattolica de Asunción. Il titolo della relazione è Il mondo indigeno nella prospettiva del sinodo amazzonico. Professor Zanardini, eccoci qua. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, le ricordo ancora, buongiorno, se c'era famoso video e Abuelo Seibo, io sono pronto, basta che lei mi... Ah, sì, io ti avviso quando è il momento. Perfetto. Il suono è buono? Ottimo. Sì. Sì. Sì, tutto bene. Bene. È un'emozione per me parlarvi qui dall'emisfero sud, del pianeta, da tanto lontano, con questi mezzi così tecnologici. Vedere qui l'amico Arnaldo Nesti mi fa tanto piacere, e Giuseppe Piccone, quando ci siamo incontrati qui ad Asunción, credo già più di 10 anni fa, però è sempre vivo il ricordo. Poi sono stato una volta già a San Gimignano, io mi sembra 7-8 anni fa, e quindi è un gran piacere rivedervi. È stato un piacere sentire le due relazioni anteriori, così dotte, così belle, così interessanti. E poi anche voglio salutare lì Alessandro, che mi ha aiutato tecnicamente a entrare in contatto l'altro ieri, quindi grazie anche per te. Allora, io sentendo le relazioni tanto dotte, tanto belle di Ferrarotti e di Boltani, su Ulisse, Abramo, subito mi è venuto in mente che i popoli indigeni stanno in questa dimensione, perlomeno gli indigeni di America anche sono stati dei grandi viaggiatori. Io non l'avevo mai relazionato prima, mi è venuto in mente adesso, e quindi ho pensato, realmente questi popoli sono partiti 30, 40 mila anni fa dall'Asia e hanno marciato verso lo sconosciuto.
E quindi e quelli che, di cui parliamo adesso, che sono gli indigeni attuali di America, secondo le ricerche archeologiche più recenti, sono venuti, hanno avuto perlomeno tre linee di migrazione. Una, quella più conosciuta, dal nord, venendo dalla zona della Siberia, della Mongolia, che passando per lo stretto di Bering nel tempo della glaciazione. Poi un'altra migrazione dal sud, dal polo sud, quando il polo sud non era ghiacciato, era perché terra, sotto c'è terra, quindi una migrazione che sono poi quelli che hanno venuti occupando soprattutto l'Argentina, il Cile e parte del Chaco paraguagio. E finalmente l'altra migrazione, grande viaggio dei famosi Guarani, che pensate un po', sono venuti per via marittima dalle isole del Pacifico, per via marittima, attraversare l'oceano Pacifico 30.000-40.000 anni fa. Immaginatevi che avventura, è impressionante, è più che per noi adesso andare alla Luna o andare a Marte, impressionante. E questo quindi mi fa pensare perché questi indigeni Guarani hanno sfidato l'Oceano Pacifico. Proviamo a chiederci perché, cosa è successo, cosa c'era nella loro mente. Questi indio Guarani, ancora adesso, sono nomadi, ancora adesso hanno una frase, ve la dico in Guarani, poi ve la traduco, che dice in Guarani è Uvi Maranei, che significa la terra sin mal, ossia la loro anima interiore, il loro spirito è cercare la terra sin male. Pensate che espressione importante. Questo ha marcato per decine di migliaia di anni, è stata la motivazione della loro vita, del loro nomadismo, e quindi sono arrivati alle coste dell'America Latina, la costa pacifica dell'America del Sud, e da lì non si sono fermati ancora. Cercare la terra simmale, che sarebbe verso dove sorge il sole, verso l'est. E quindi immaginate un'altra avventura, passare le Ande, un'altra avventura per dei popoli che sono venuti su delle zattere, su delle barchette insignificanti in quel tempo, per attraversare, passare la montagna e occuparsi e occupare la zona che è l'attuale l'Amazzonia, scusate un po' gli accenti, a volte lo spagnolo e l'italiano mi confondo un po', quindi perdono che non sto parlando un buon italiano, di qui non parlo mai l'italiano, quindi sono un po' lento nel cercare le parole più adatte. Quindi hanno occupato l'Amazzonia, che è una selva, è una selva tropicale, è un bioma amazzonico. I primi risultati archeologici della presenza umana lì nell'Amazzonia sono di circa 38.000 anni fa. 38.000 anni fa era occupato principalmente da popoli Guarani, che poi si sono sparsi. Allo spargersi hanno modificato con migliaia di anni anche la loro lingua, le loro culture, però sempre dentro della matrice della famiglia linguistica Guarani. E ancora oggi ci sono in America 52 popoli indigeni ascritti alla famiglia linguistica Guarani, lingue affini però differenti. Perché vi faccio questa introduzione? Perché parliamo degli indigeni e perché il titolo della mia relazione è Indigeni e Sinodo Amazzonico. E quindi adesso facciamo un salto
dalle isole del Pacifico all'Amazzonia, che è il tema che Arnaldo mi aveva chiesto di citare, e del sinodo, perché il sinodo ha a che fare con il camminare, la sua etimologia greca è camminare, insieme, stare insieme, camminare, cercare nuovi orizzonti, nuove linee, e quindi è tutto relazionato con il tema di questo congresso, che è la metafora del viaggio, il viaggio di questi popoli indigeni verso la terra sinmale, e adesso con questo sinodo il camminare insieme, soprattutto in termini molto stretti con la Chiesa cattolica, e in termini poi aperti e ecumenici e universali, e soprattutto con i popoli indigeni, questo sinodo camminare insieme. Terza osservazione iniziale, una premessa, è il mio viaggio anche. Il mio viaggio dall'Europa alla selva tropicale, al tropico del Capricorno, tra un popolo che sono quelli della migrazione. Il mio primo contatto non è stato con il Guarani del Paraguay, ma con gli Ajoreo del Paraguay. È un'altra famiglia linguistica, è un'altra migrazione. Probabilmente sono quelli che sono venuti dal sud, attraverso il polo sud. E il mio viaggio, pensate un po', io venivo dai miei studi di antropologia a Londra, prima volta che arrivavo alla selva, immaginatevi che emozione per me, dall'Italia, italiano, andare. E ho preso un barco, una piccola nave, dal porto di Asunción, 3 giorni di navigazione sul fiume Paraguay. Una meraviglia, è una natura esuberante, lussureggiante, fino ad arrivare quasi da una parte è Brasile e dall'altra è Paraguay. E lì c'è un gruppo di indigeni della lingua Ajoreo, che quando arriva un barco, un battello, sarebbe come un battello, sono molto curiosi, arrivano tutti sulla riva del fiume per ricevere e vedere chi sta arrivando. Quindi il battello si è fermato nel mezzo del fiume, perché non poteva arrivare fino alla riva, nel mezzo del fiume, e io sono sceso con una piccola barchetta a remi, mi hanno portato fino alla riva del fiume, dove là c'erano tutti questi indigeni curiosi per vedere chi stava arrivando. Era di notte, scuro, con le loro fiaccole accese per fare luce. E quindi io arrivo lì con un po' di paura anche per tutto, perché i serpenti, i coccodrilli, gli indigeni, è tutta una emozione. Quindi arrivo con questa barchetta e non riesco a saltare dalla canoa, dalla barca, non riesco a saltare alla riva, perché c'era un dislivello. Allora il barcaiolo prende un asse di legno e la mette tra la riva e tra la barchetta, perché io camminassi su per arrivare. E io, quindi con lo mio zaino, io cammino su questa asse, però durante il movimento l'asse si è mossa e io sono caduto nel fiume. Sono caduto in mezzo alle foglie, al fango, perché eravamo vicino alla riva, e questo ha suscitato una grande risata da parte degli indigeni. Eccolo qua, dicono, questo uomo bianco che non sa niente, è un inutile, è un debole, ha bisogno di imparare tutto.
E poi me l'hanno detto, io non capivo neanche una parola della loro lingua e sono arrivato lì senza sapere una sola parola, però qualcuno sapeva lo spagnolo e me l'hanno detto, guarda, se tu vuoi stare qui con noi devi imparare a vivere come noi. E quindi questo fatto che loro hanno scoperto la mia debolezza mi ha aiutato realmente a stabilire con loro un processo di interculturalità, che è realmente quello che tutti noi europei abbiamo bisogno, di superare il nostro etnocentrismo che lo teniamo molto radicato nel nostro pensiero e nei nostri procedimenti e anche nei nostri progetti. E così è iniziato il mio apprendistato, un apprendista della cultura di questi popoli. Prima lezione è stata quella lì, è un'umiliazione per me che ha fatto bene a loro perché si sono sentiti superiori e quindi mi hanno preso come un bambino che ha bisogno di imparare a vivere nella selva. E poi mi ha dato un'altra grande lezione che ve la voglio raccontare. Quella prima sera che sono arrivato, mi hanno messo a dormire in una capanna fatta di pali di legno. E evidentemente per me era una cosa tanto strana, tanto difficile vivere lì una notte tra indigeni che non conoscevo, che non sapevo come reagivano. E alla mattina, non ho dormito quasi niente quella notte lì, alla mattina sento che vedo attraverso le fessure dei pali, vedo che c'è la gente lì intorno alla mia capanna. Dico, cosa starà succedendo qui, pensavo. E quindi niente, ho aspettato un po', al finale dico, vabbè, mi alzerò anch'io. E la porta, la capanna non ha porte, solo ci sono dei pali che la tengono. Quindi muovo questi pali per uscire dalla capanna e un grande serpente boa cade dalla traversa del tetto, cade davanti a me, uno di questi boa lungo 3-4 metri, impressionante, mi cade, fa un rumore immenso che a me mi fa saltare il cuore in gola. E mi dicono... Ah, e hai un'altra grande risata di loro, un'altra grande risata, mi dicono, non devi avere paura dei serpenti, se vuoi stare qui con noi devi imparare tante cose. Ecco perché vi dico tutto questo perché nel sinodo uno degli elementi base del sinodo e della linea che ha tomato il sinodo è quella dell'ascolto, la escucha, come diciamo in spagnolo, escucha. E mi fa ricordare nella Bibbia, escucha Israele, ascolta Israele, che diceva Dio, l'importanza di ascoltare il mondo indigena. Allora, questo mondo indigena, perché il Papa Francesco, quando ha visitato gli indigeni al Puerto Maldonado in Perù, ha pensato di organizzare un sinodo. Perché nell'Amazzonia si giocano i destini, non della Chiesa, ma i destini del pianeta. E adesso vi do qualche dato su che cosa è l'Amazzonia, che cosa significa l'Amazzonia dal punto di vista ecologico, culturale ed anche pastorale o ecclesiale, come possiamo dire. L'Amazzonia è una delle più grandi riserve della biodiversità del mondo. Ci sono dai 30 al 50% della flora e della fauna del mondo sono nell'Amazzonia. È una riserva di acqua dolce, il 20% dell'acqua dolce non congelata di tutto il pianeta. L'Amazzonia ha più di un terzo dei boschi primari del pianeta.
e ha 7 milioni e mezzo di chilometri quadrati, e l'Amazzonia abbarca, comprende 9 paesi. Quando dico Amazzonia, voglio fare una chiarificazione. Amazzonia è uno stato del Brasile, però in questo senso che io sto usando Amazzonia, parlo del bioma amazzonico. Il bioma è una regione che ha più o meno le stesse caratteristiche geologiche, culturali, botaniche, eccetera. Quindi il bioma amazzonico comprende l'Amazzonia brasiliana, comprende parte della Colombia, parte dell'Ecuador, parte della Guyana, parte del Perù, parte del Suriname, parte del Venezuela, parte della Guyana francese, parte della Bolivia e parte anche del Paraguay, la parte orientale del Paraguay, che sono la selva con un bioma amazzonico. Dentro di questo bioma che domina la rete e la cuenca, non so come si dice in italiano, la cuenca è il grande fiume amazzonico, che è il rio madre, è il rio madre, il padre di tutte le acque del bioma amazzonico, ma ci sono come 1200 affluenti, è una rete. Le popolazioni indigene si sono distribuite sempre sulla riva dei fiumi, anticamente, e poi il fiume erano le strade, la vita, l'acqua e la vita. E in questi ultimi tempi, quando abbiamo incominciato l'esplotazione, lo sfruttamento della Amazzonia, allora molte popolazioni hanno dovuto spostarsi, ci sono migrazioni verso la città, anche dei popoli indigeni, con grandi problemi che adesso staremo menzionando. Quindi nell'Amazzonia, nel termine che ho detto di bioma amazzonico con 9 paesi, vivono e convivono popoli e culture diverse, con modi di vita distinti. L'occupazione demografica, come vi ho detto prima, è da migliaia di anni a migliaia di anni, e la popolazione si è sempre concentrata ai lati dei grandi fiumi, dei laghi, per una questione di sopravvivenza, per le attività della caccia, della pesca e la coltivazione nelle terre inondabili. Con la colonizzazione e con la pratica estesa della sclavitù indigena, molti popoli abbandonarono questi luoghi, posti, si sono rifugiati nell'interiore della selva. Poi, durante la prima fase della colonizzazione, si è prodotto un processo di sostituzione di popolazioni con una forte concentrazione democratica ai lati del rio e dei fiumi. La ricchezza della selva e dei fiumi dell'Amazzonia è minacciata oggi dai grandi interessi economici che si stabiliscono nei diversi punti del territorio. Questi interessi provocano la intensificazione della indiscriminazione, della deforestazione indiscriminata della selva, della contaminazione dei fiumi, dei laghi, dei suoi affluenti, per l'uso indiscriminato di agrotossici, per il derrame del petrolio, per la mineria legale e illegale e per la produzione delle droghe e del narcotraffico. E quindi c'è stata una migrazione delle popolazioni alle città,
che ha cresciuto rapidamente, hanno integrato molti migranti, spinti alla periferia dei grandi centri urbani. In sua maggioria sono i popoli indigeni, sono gli afrodescendenti che sono espulsati dalla mineria illegale, dall'industria del petrolio e sono accorralati dall'espansione dell'estrazione della madera. I movimenti migratori più recenti corrispondono alla regione amazzonica e soprattutto interessano il mondo indigena che abbandonano i loro territori originali. Attualmente il 70% della popolazione dell'Amazzonia reside nelle città, immaginate, 70%, che disastro ha costituito questa, diciamo, modernizzazione o tecnologizzazione dell'Amazzonia per questi popoli. In più, cresce nell'Amazzonia un atteggiamento di xenofobia e criminalizzazione dei migranti, degli emigranti e di quelli che si sono spostati verso le città. C'è un traffico di persone, specialmente delle donne, per fine di esploitazione sessuale o commerciale. C'è una crescita smisurata delle attività agropecuarie, estrattive, del legno, che non solo hanno fatto danno alla ricchezza ecologica della regione, della selva e dell'acqua, ma hanno soprattutto fatto più poveri le popolazioni. Si è spinto un desarrollo urbano non integrale e non inclusivo della cuenca amazzonica. E nel campo delle relazioni sociali, nonostante i suoi limiti, la Chiesa Cattolica ha sviluppato in generale un lavoro significativo, rafforzando i propri cammini partendo da una presenza incarnata e da una creatività pastorale e sociale. I popoli indigeni nella regione amazzonica sono 390 popoli con nazionalità, culture, lingue, credenze differenti. Immaginatevi che varietà, che ricchezza, 390 popoli indigeni in questa regione amazzonica. E il numero di persone sono circa 3 milioni di persone. Oltre a questi, che sono chi è di loro ha migrato o altri che sono nei loro villaggi, c'è un'esperienza molto interessante di questi ultimi 10 o 15 anni. Ci sono dei popoli indigeni, gruppi che hanno deciso di ritornare alla selva, dove c'è ancora selva, in forma volontaria e si autodefiniscono popoli indigeni in isolamento volontario. In questa esperienza abbiamo registrato perlomeno circa 120 aldee, villaggi di cosiddetti popoli indigeni in isolamento volontario, che significa che non ricevono visite, né vanno a far visite se non fra di loro, e vivono della frutti della selva. È come era la vita tradizionale di migliaia di anni fa. Ogni popolo di questi rappresenta una identità culturale particolare, una ricchezza storica specifica, un modo particolare di vedere il mondo e il suo intorno e un modo particolare di relazionarsi con gli altri dalla propria cosmovisione dentro di una territorialità specifica.
Papa Francesco, quando ha visitato l'Amazzonia nel 2018, in Puerto Maldonado, che è nel Perù, però è selva amazzonica, ha detto questo, sue parole, su cosmovisione, si riferisce agli indigeni, su la sua cosmovisione, la loro cosmovisione, la loro saggezza, ha molto da insegnare a noi che non apparteniamo alla loro cultura. Tutti gli sforzi che facciamo per migliorare la vita di questi popoli amazzonici saranno sempre pochi. Questo è stato l'inizio e da lì ha avuto l'idea il Papa Francesco del Sinodo. Come sapete, questo Sinodo, camminare insieme, si è svolto a Roma nell'ottobre del 2019. Per questo sinodo ci sono tre documenti importanti per analizzare e studiare. Io solo ve li accenno, ma uno è l'Instrumentum Laboris, ossia l'istrumento che è la risposta a un questionario che la Santa Sede ha inviato a tutte le diocesi del mondo per raccogliere, sarebbe la escucha, l'ascoltare. Quindi la raccolta di tutte le proposte fatte dalle varie parti del mondo su questo tema si è creato l'Instrumentum Laboris. Poi il secondo documento, dopo che si sono riuniti in Roma i padri sinodali, gli indigeni, gli esperti, gli antropologi, di cui certamente vi ricorderete qualche cosa, qualche aneddota a Roma che hanno suscitato una certa disapprovazione anche nel Vaticano, la presenza degli indigeni con le piume, eccetera, eccetera. E qualche dettaglio che sicuro qualcuno si ricorda. Vedo che Arnaldo sta sorridendo, mi sembra che stai ricordando qualche cosa di questo. Quindi da questa riunione del Sinodo è uscito il grande documento che sono le proposte che il Sinodo ha fatto poi al Papa. Documento del Sinodo sarebbe. Terzo documento è l'esortazione che Papa Francesco ha scritto su questo punto dopo aver ricevuto la proposta del documento del Sinodo. Allora, questi popoli, adesso torniamo ai popoli, hanno incominciato a sorgere per integrarsi, hanno cominciato a scrivere la propria storia e a scrivere la propria cultura, le proprie abitudini, le tradizioni, la propria saggezza. Hanno scritto sulla insegnanza che hanno ricevuto da parte dei loro antepassati. Oggi essere indigena non è solo appartenere a un gruppo etnico, si riferisce también alla capacità di mantenere la propria identità senza isolarsi dalla società che lo circondano e con la quale interattuano. Se in questo processo di integrazione sorgono organizzazioni indigene che cercano il rafforzamento della storia dei popoli per orientare la lotta per l'autonomia e l'autodeterminazione. E scrive Papa Francesco, è giusto riconoscere che esistono iniziative, speranza, che sorgono dalle proprie basi e organizzazioni e che propiziano che siano i propri popoli indigeni e le loro comunità come i guardiani, i custodi dei boschi, e che i ricorsi che generano la conservazione
sia in beneficio della famiglia nella migliore, per migliorare le loro condizioni di vita, di salute, di educazione e di comunità. Io ho scritto tutta la mia relazione in spagnolo e quindi adesso a dirla in italiano ho un po' di difficoltà, è per questo che mi perdonerete. Dice il Papa Francesco nella sua relazione, nella sua esortazione, che la cultura dominante del consumo e dello scarto sta convertendo il pianeta in una grande pattumiera. Questo lo ha detto anche nella enciclica e nel Laudato Si. Si tratta quindi di cambiare il paradigma storico, e perché ha preso proprio l'Amazzonia, perché è come un punto nevralgico, perché lì si sta giocando quello che succede anche in altre parti del mondo, però lì è il più visibile, perché l'Amazzonia, come abbiamo citato, per la biodiversità, per l'acqua, per le culture, è una zona molto speciale e che quindi da lì dipende in grande parte la sopravvivenza dello stesso pianeta. Mi piacerebbe adesso leggervi nel documento del Papa. Nell'esortazione c'è un linguaggio diverso, nel documento dei Vescovi del Sinodo un linguaggio diverso, che è questo, sono nell'indice. Nell'indice, il linguaggio che usa il Sinodo è la parola conversione. Il Sinodo, il documento del Sinodo dice, nei suoi capitoli, tutti li intitola come conversione, dall'ascolto alla conversione integrale. Il secondo capitolo è conversione pastorale, l'altro capitolo è conversione culturale, l'altro capitolo è conversione ecologica, l'altro capitolo conversione sinodale. Faccio l'attenzione, pensate alla parola conversione, è una parola molto molto ecclesiale, sa molto di sacrestia anche, l'hanno usato questo. Nella esortazione, e questo voglio sottolineare la differenza, l'esortazione, che è quindi il documento di Papa Francesco dopo il sinodo, usa altre parole, già non usa la parola conversione, ma usa una parola che mi sembra molto più bella, molto più aperta al futuro, molto più significativa. E quindi il primo capitolo lo intitola Il sogno sociale. Usa la parola sogno, il sogno sociale. Secondo capitolo, il sogno culturale. Terzo capitolo, il sogno ecologico. Quarto capitolo e ultimo, il sogno ecclesiale. Non ti sembra, Arnaldo, che la parola sogno è più forte? Eh? È una parola dinamica, è una parola che a me mi riempie di soddisfazione, perché è bella e muove più che la parola conversione, che mi ricorda, non so, il ritiro, mi ricorda le prediche vecchie dei nostri parroci, eccetera, eccetera. Vorrei leggervi l'ultimo punto di questa esortazione di Papa Francesco. È corta. Dice: apprendendo dai popoli indigeni possiamo contemplare, la parola contemplare, l'Amazzonia, e non solo analizzarla.
per riconoscere questo mistero prezioso che ci supera. Possiamo amarla, la parola amare, e non solo utilizzarla, perché l'amore sveglia un interesse profondo e sincero. Inoltre possiamo sentirci intimamente uniti a lei, all'Amazzonia, sentirsi intimamente uniti all'Amazzonia, non solo difenderla. E allora l'Amazzonia si volverà nostra come una madre. Usa qui il concetto tanto caro ai popoli indigeni della madre terra. La terra è la madre. E queste sono le ultime parole della esortazione del Papa Francesco. Io ho qui un canto che vorrei farvi sentire, che è parlato è scritto, ci sono anche le scritte, un canto degli Indio della Selva, è parlato e scritto in spagnolo, chissà molti di voi conoscono, però io brevemente vi dico quali sono i messaggi di questi canti, che riassume un po' tutto quello che abbiamo detto. Dice, si chiama l'abuelo Seibo, abuelo è il nonno Seibo, è la pianta, è una pianta sacra degli indios della selva amazzonica, che vedrete lì nel video, è una pianta con grandi radici, una pianta un po' strana, è una pianta tropicale che è sacra. Quindi questa pianta che simbolizza il nonno, simbolizza il popolo indigena, dice sta piangendo perché abbiamo perso il cammino. Il nonno Seibo soffre al vedere come il suo pueblo sta uccidendo la sua cultura, la sua memoria, la sua identità. E chiede, questo abuelo Seibo, sarebbe la saggezza, chiede che ritorniamo al cammino. Dice che una modernità senza spirito non può essere il nostro destino. Chiede che ritorniamo a imparare dalle rughe delle nostre nonne. L'abuelo Seibo, il nonno Seibo, mi ha mostrato il suo cuore sanguinante, perché ogni giorno che passa ci allontaniamo dall'amore. Mi fa dolore vedere che i bambini e le bambine non sentono la bellezza dell'universo, non conversano con la vita che danza nella natura. La modernità non ci farà né migliori né più felici. Non chiede ritornare indietro, ma rivitalizzare le proprie radici, perché per andare avanti, per camminare avanti, bisogna prima mirare le nostre radici, il nostro passato, e scucciare il cuore saggio dei nostri antepassati. E l'abuelo Seibo, con il suo pianto, mi ha saputo consigliare. Mi ha detto che per risanare l'esistenza dobbiamo corazonare. Corazonare è una parola che tiene corazon y razonar, che tiene il cuore e la ragione. È una parola che sintetizza le due parti centrali del essere umano, il cervello e il cuore, e il corazonare. C'è bisogno di corazonare, è quello che suggerisce questo nonno saggio. Chiede di ritornare al cuore, di vivere con saggezza, perché senza spiritualità e senza amore non si può salvare la vita. Il nonno Seibo sta piangendo, sta soffrendo, sta chiedendo che ritorniamo al cuore. Vi sembra bello? È un poema, è bellissimo.
È emozionante, ci sono tanti elementi importantissimi. E allora gli ultimi minuti, dura 4-5 minuti questo canto, è un video, un canto con queste parole scritte in spagnolo, però che adesso io ve le ho tradotte. Allora Alessandro, se riesci a farcelo vedere. Dovremmo essere pronti. Sì. Eccoci qua. El abuelo Cerro me ha dicho desde su profundo dolor que la madre tierra está muriendo por vivir con el corazón. El abuelo Cerro está sufriendo por lo que le hacemos a la vida, pues la humanidad está enferma y ambición y codicia. El abuelo Cerro está llorando porque hemos perdido el camino, pues buscando los sueños del poder perdemos el poder de los sueños. Se vuelve como pueblo, se vuelve de la humanidad. Está matando su fortuna, su memoria, su identidad. El abuelo se nos está pidiendo que volvamos a la camino. Me ha sabido como
che parla solo nell'esistenza delle nostre sfere, pieno di volere al tuo corso, vivere con sabbia, questi mesi spingono in avvio, Ecco, questo è emozionante, vero? Vedere come la gente della selva sono persone vere, la verdadera persona della selva, con tutti i pregiudizi che qui in Europa anche ci sono sugli indios. Quando uno sente questo si rende conto che sono le vere persone, che sono davvero quelli che salvano il futuro e il futuro dell'umanità. Io credo proprio così. La vita nostra con il surriscaldamento, con il scongelamento dei poli, le temperature, l'energia sporca, tutti questi temi, la plastica, stiamo realmente trasformando il pianeta in una pattumiera. E questi popoli credo che sono quelli che ci indicano il cammino, dove dobbiamo andare, come dobbiamo ritornare alle radici, ritornare alla vita semplice, ritornare alla essenzialità, ritornare alle cose vere, ritornare al cuore, ritornare alla mente, ritornare alla saggezza. Un bel messaggio che ci viene da questi popoli. Molte grazie per il vostro ascolto. Scusate se sono stato un po' lungo, ma però siamo ancora nel tempo, vero? Tante grazie. E un grande saluto lì a Arnaldo e a Pino e anche a Alessandro e a tutti voi che state ascoltando. Tante grazie. Grazie di cuore a lei, veramente. una parola a Arnaldo, vuol dire. Sì. No, io non posso fare. Il professor Nesti deve aprire il suo audio perché io non posso farlo da qui come sempre. Deve aprire l'audio. Ora. Ecco. Sì. Perfetto. Cos'è? Solamente una parola. Grazie. Splendida cosa. Però, dopo hai parlato di questa situazione del sinodo, Papa Francesco ha cercato di dare un'indicazione, però mi pare che siamo in una situazione drammatica, sto parlando dal punto di vista della Chiesa Cattolica. E dopo tutto questo tentativo di Papa Francesco, però questa reazione che è ancora in corso, che ne pensi, che succederà nei tempi prossimi? Tu hai scritto un romanzo, sì, però al di là del romanzo, tu come uomo, in questo caso, che hai partecipato al sinodo, in sostanza, ecco, come protagonista di una grande storia, che succederà ora, secondo te? Mi tenti su un tema molto delicato, Arnaldo. Io per principio sono ottimista, però vedo sì che c'è molta lentezza
molta lentezza, ci sono elementi per pensare che c'è una involuzione in certe parti della Chiesa che sono, mi sembrano, incluso crescenti anche, anche tra i movimenti ecclesiali. Mi sembra che si stanno rafforzando i movimenti più conservatori, più chiusi, più separati dalla marcia dell'umanità in questo momento. E quindi, però, non c'è da perdere la speranza, perdere la speranza, perché le grandi cose sorgono da piccoli semi. E quindi credo che il messaggio, lo sforzo di Papa Francesco per rinnovare la Chiesa, per portare avanti un certo discorso, un certo dibattito, anche se sembra che sta cadendo nel vuoto, perché le opposizioni sono forti. Io da qui non so tanto bene le notizie, però percepisco, ecco, percepisco che le cose non vanno bene, però ecco, io guardando questi popoli mi sento fiducioso, spero e penso che l'energia positiva è sempre superiore all'energia negativa. Questo ti posso dire, Arnaldo. Grazie. Non ho parole. Comunque anche il Seibo nasce da un piccolo semino, no? Quindi all'audio spento, Zanardi. Guarda, mi ha fatto pensare, io sono stato a Iquitos nel 1978, l'Amazzonia peruana, mi ha fatto ricordare molti anni fa. Ma poi ho seguito soprattutto il sinodo e poi soprattutto la vicenda, insomma anche negli ambienti curiali romani. E la poesia mi pare molto importante, il sogno è la grande categoria, però, mi fermo qui. Ti ringrazio tanto, grazie. Io credo che questa relazione dovrà essere messa agli atti come un documento fondamentale. Beh, ci lavoreremo se il professor Zanardini ci fornirà uno scritto. Il testo, poi la relazione in quanto tale verrà pubblicata su YouTube, quindi fruibile sempre da tutti. E poi pubblicabile? Sì, poi pubblicabile. E gli atti usciranno il prossimo anno, sì. Riusciamo a trovare dei fondi. Arnaldo, ti voglio dire che ho scritto io quest'anno, durante il tempo qui della pandemia si dice in italiano, pandemia, ho scritto un romanzo. Sì, ho visto. Non l'hai visto? Non è tradotto in italiano ancora. No, lo devi tradurre tu adesso. questo romanzo si è intitolato Dalla selva al Vaticano. Ma dove l'hai visto? Te l'ho mandato io. In internet. Ah, in internet. Io ho visto in internet, sì. Sì. Alludeva a quello, dico. Alludeva a quello. E quindi lì è la storia un po' del rapporto tra la figura di un prete, prete del Canada che è andato nella selva amazzonica e come si è relazionato con questi popoli indigeni. La mitologia, la vita della selva, è entrato in onda con loro. Poi l'hanno chiamato in Vaticano per fare alcuni lavori sul sinodo e quindi c'è il Vaticano, no? E poi da lì l'hanno rimandato a fare un'attività nella selva per ricercare più dati sul sinodo amazzonico
e poi è scomparso là, è sparito in un incidente di aereo, però poi non è morto, lui sono morti altri, è rimasto in una comunità indigena e poi non si sa più niente di lui, termina così. Scusa, il romanzo l'ho seguito, l'ho letto, e ho pensato, quello è l'immagine di José Zanardini, però manca di un capitolo, e poi lo fecero cardinale. sì. Bene, grazie per la vostra amicizia, la vostra simpatia, vi ricordiamo sempre, vi aspettiamo tutti qui in Paraguay, anche lì Maria Immacolata Maciotti, poi la signora là sopra, poi vedo lì sotto altri nomi, Gloria Larini, eccetera, tutti quelli che sono qui, siete tutti invitati qui al Paraguay a fare le ferie, eh? Molto molto volentieri. Bene, grazie, buona giornata a tutti. Grazie José, grazie. Grazie di cuore al professor Zanardini, che anche per la levataccia, insomma, per tenere questa relazione. Sono le 6:30 laggiù. quindi ha cominciato alle 6. E va bene, per la sessione di oggi è conclusa, potrei quasi dire felicemente, dopo tutta la tensione tecnica. Ma è arrivato il professor Spini? C'è. Professor Spini è al primo pacchetto, occhio. ci diamo appuntamento quindi a domani mattina alle 9:45 con il saluto del sindaco di Tavernelle. Noi comunque saremo collegati in ufficio dalle 9, e come oggi potete pian piano collegarvi. Va bene. Che va bello, bello. Grazie. Grazie Emilia a tutti, a domani. Grazie. Grazie, buongiorno. Allora, questa mattina splendida.